Allora, nella grande notte delle parole di questo venerdì 25 marzo c'è la dottoressa psicoterapeuta New Entry come ospite della nostra trasmissione, la dottoressa Ivana Napolitano. Ciao, detto bene, ciao, adesso buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Amore Napoli. No, dico sto giro ho detto bene, giusto? Sì, promosso. Meno male. Allora, infatti, piccola comunicazione di servizio, l'ho sbagliato anche nella copertina, dopo te lo rimando, caro Gennaro. Bene. Allora, detto questo, non so perché ormai ti ho associato a quel cognome lì. Detto questo, cara Ivana, stupore, sorpresa, sorprendere o sorprendersi, cosa preferisci? Ma guarda, forse l'uno comprende l'altro. Io però, prima di addentrarmi nel tema della tua serata, mi permetti di fare una piccola premessa? Vai, premetti. Volevo ringraziare per questa possibilità, la possibilità che mi stai dando di intervenire nella tua grande notte di parole. Grazie, ma figurati. Dove ci sono parole, dove c'è l'incontro di pensieri, di riflessioni, noi psicoterapeuti rispondiamo presente, è il nostro pane questo, sono gli strumenti con i quali lavoriamo, quindi grazie, veramente grazie per l'opportunità. E allora abituati, perché poi dovrai partecipare spesso. Grazie, sono onorata. Allora, c'è una sorpresa che ricordi più volentieri, Ivana? Fatta e ricevuta, insomma. Sicuramente la sorpresa più grande della mia vita, Ivan, è mia figlia, la mia bambina di 7 mesi, e quando ho saputo di essere incinta, quando ho scoperto insomma del suo arrivo, mi sono sorpresa. Era una cosa alla quale non mi ero tanto preparata, nel senso che non l'avevo programmato, è arrivata un po' così nella mia vita all'improvviso, stravolgendomela, ed è stata la sorpresa più bella. Me l'ha fatta lei e l'ho fatta io un po' a tutti. E infatti, immagino anche il papà. sì, pure lui sorpresissimo, i miei familiari, mia mamma, mio fratello, tutta la mia famiglia, e lui pure stupitissimo di questa bimba. È una gioia, i figli sono una gioia, immagino che tu anche leggendo magari i post che pubblico spesso sul mio profilo ti sia resa conto che io sono assolutamente pazzo di mia figlia. Ne sai qualcosa, ne sai qualcosa di questo tipo di sorprese. Sì, assolutamente. Quindi la sorpresa più bella che hai fatto a tutto il tuo micromondo, quindi tutte le persone che ti sono intorno, familiari, amici, amori e tutto il resto, è stata quella di dare alla luce, quindi l'attesa di quella di avere un figlio, che poi ovviamente ti ha dato tanta emozione e tanta gioia. Sì, e invece quella ricevuta? Quella ricevuta è sempre lei, Ivan, tutto ruota intorno a lei, nel senso che ti ho detto era una cosa che non avevo programmato, per cui sono rimasta così a bocca aperta come ogni sorpresa che ci rispetti. Questa poi c'ha la S maiuscola, consentimelo. E quindi sì, però voglio dire, a parte sta cosa qui, avrai avuto quanti anni hai, Ivana? 33. Allora, l'hai avuta 7 mesi fa, tua figlia 9, ovviamente per metterla in cantiere, eccetera. Ma precedentemente, nei 30 anni precedenti, ce ne sarà una sorpresa che ti ha fatto magari, che ne so, tuo marito piuttosto che un ex, piuttosto che i compagni di classe, piuttosto che la tua famiglia, che ti ha colpito? Ce l'ho, Ivan, Meno male. Una festa sorpresa bellissima ai miei 30 anni. Sì. Mi hanno portata così all'improvviso in una spa di notte notturna. E questa è bella. Mi hanno fatto rilassare, mi hanno trattata come una principessa, una principessa, ed era una cosa che non mi aspettavo, perché insomma io ero uscita per fare tutt'altro tipo di serata, quindi sì, questo, una festa. Invece proprio da psicoterapeuta, sì, secondo te quanto è bello ingegnarsi per sorprendere qualcuno? Cioè proprio c'è una terapia secondo te che può essere quella proprio della gioia negli occhi di un'altra persona attraverso qualcosa che noi andiamo ad ingegnare
per renderla più felice? Cioè, può essere una soluzione? La terapia, Ivan, la terapia di coppia nasce dalla costruzione della relazione che noi facciamo ogni giorno, conoscendo i gusti, le passioni, quello che potrebbe piacere, no? La nostra, certo, la nostra metà, che potrebbe stupirla. Quindi, insomma, conoscendola poi possiamo capire cosa può sorprenderla. Che ne so, qual è il suo dolce preferito, e magari farglielo trovare in una serata così, che non è una ricorrenza, una serata normale come tutte le altre. Mettere una canzone di un cantante che piace particolarmente all'altra persona in un momento magari di down, di fiacca. Quindi, la persona, per tirarla un po' su, diciamo, nasce che nasce proprio dalla quotidianità. Quindi non è necessario fare grandi cose o aspettare momenti particolari. Ogni giorno potremmo sorprendere le persone che vogliamo bene, sì, con cose semplici, sì, con le attenzioni. Mi hai fatto pensare ad una canzone, Ivan, penso che la conosci sicuramente, quella degli Stadio, Sorprendimi, assolutamente. Anzi, io ti dirò di più, mentre te mi parlavi della sorpresa della nascita di tua figlia, quindi l'attesa che per te ha rappresentato un momento, penso un picco di gioia massimo proprio nella storia della tua vita e delle persone che ti vogliono bene, mi hai fatto venire in mente anche una canzone che ti dedicherò, e dedicherò anche ovviamente a tuo marito, a tutte le persone che ti sono vicine, e tra un po' te la faccio ascoltare. Quindi, grazie. Tornando a noi, come terapia, diciamo di coppia, come terapia anche da coltivare anche nei rapporti che non siano per forza quelli d'amore, anche quelli di amicizia. Certo, certo. Quindi cerchiamo di riscoprire il piacere di far sentire alle persone che vogliamo bene le nostre attenzioni. Esatto, esatto. E di immergerci in questo mondo della serendipità. Consentimi questo neologismo un po' british. Ma io ti consento, non so, anche se non sono il cavaliere, ti consento. Non ti... grazie, grazie. Il mondo dell'inatteso è bello, ci lascia delle emozioni positive. E allora, detto questo, io intanto ti ringrazio della tua partecipazione. Sei arruolata ormai tra gli opinionisti della Grande Notte delle Parole. Tutte le volte che vorrai intervenire sarai ospite lieta. Va bene, grazie Ivan. E ti dedico una canzone di Raff che si intitola Un'emozione inaspettata. Grazie, me l'ascolto con mia figlia e mio marito. Un abbraccio forte, buonanotte Ivan. Ciao a tutti, buona serata.